mi ricollego un attimino a quello che hanno detto i miei compagni, nel senso che purtroppo noi parliamo di emergenze, emergenza climatica, emergenza ILVA, emergenza le guerre, però purtroppo ormai non sono più emergenze, sono messe a sistema, perché sono delle cose che ci accompagneranno quotidianamente ormai per chissà quanti anni, quindi anche parlare di emergenza ormai è un errore. Noi conviviamo con l'emergenza ILVA diciamo dal 2012, da quando è esploso un po' il sistema. Con l'emergenza climatica saremo purtroppo costretti a convivere per tantissimo tempo, quindi le emergenze ormai vanno messe a sistema. Il problema delle emergenze poi è come vengono raccontate, perché qualcuno diceva che la verità è di chi la può raccontare, di chi la può, ha il potere di esporsi e ha la sufficienza espositiva mediatica per poterlo fare. Io faccio un esempio banale, ritornando un attimino sull'ILVA che è per la città di Taranto è una pietra al collo che ci sta trascinando sempre più a fondo in questo lago da cui non si vede più la luce. Se non riusciamo a togliercela presto, non avremo più nemmeno la possibilità di salire a prendere una bocca d'ossigeno, ok? È un fenomeno che dal 2012, io uso come riferimento 2012, ma in realtà è un discorso che si perde nella notte dei tempi, perché chiaramente Raffaele parlava dei sindacati, ma non ci dimentichiamo che il problema è che prima del 2012 i sindacati là dentro ci stavano e non mi sembra che si siano accorti di granché. L'emergenza è esplosa dopo, nel 2012, con l'intervento della magistratura, ma fino al 2012 era tutta rose e fiori. Quindi in questo tempo, in questo lasso di tempo, che cosa è cambiato per la città di Taranto? Niente, è tutto peggiorato, i ragazzi se ne sono andati, l'ILVA ha perso l'80% della produzione, sono stati fatti dei calcoli che sono stati tra l'altro pubblicati da qualche giorno, l'80% del potere diciamo di produzione dell'ILVA è saltato, va avanti con un solo altoforno. Quindi che cosa produce adesso questa cazzo di azienda? Produce inquinamento, perché i picchi di benzina ci sono, le coperture faraoniche della Cimolai, che ha fatto le coperture di Chernobyl, sono coperte dalla polvere da cui ci dovrebbe proteggere. Produce disoccupazione, adesso tra un po' partirà un'altra cassa integrazione per le aziende dell'indotto. Abbiamo avuto due commissariamenti, nel 2015 le aziende hanno perso 180 milioni di euro, che gli imprenditori, che purtroppo io devo dire fanno parte anche della cerchia di gente che ha sbagliato tutta la strategia, oltre alla classe politica e ai sindacati che hanno guidato in maniera disastrosa tutta questa vicenda. Adesso si ripropone il problema, nuovo commissariamento, bad company, altri soldi persi, i lavoratori buttati come pacchi da una parte all'altra, costretti a fare cose che non vogliono fare. Quindi che cosa abbiamo ottenuto? Niente, abbiamo ottenuto che l'ILVA continua a inquinare. Prima c'era la scusa del lavoro, però si lavora, pane e velino, panna non è secchio, ramassa solo il velino, crea questo effetto indotto che è una pietra tombale su qualsiasi tipo di attività che vuoi fare a tanto, qualsiasi. Noi facciamo anche altro, noi ci impegniamo quotidianamente anche con cercare di proporre eventi culturali come questo grande contenitore dell'Uromaggio, ma è tutto tappato. La città di Taranto sta morendo perché ci hanno tolto l'ossigeno e ci hanno tolto il futuro. La situazione della città la conosciamo tutti, le saracinesche chiuse, non è inutile che le andiamo a raccontare, negozi che chiudono, lavoro che non c'è, i ragazzi che non ci stanno, anche se questo è un fenomeno congiunturale. Quindi di che cosa stiamo parlando? Questioni del governo sono chiare. Virginia ha parlato prima del nuovo commissario, ma quando un commissario esordisce con le parole l'ILVA è lo stabilimento siderurgico più pulito del mondo, che è uno schiaffo potente, cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe seduta stante prenderlo a sculacciate, come si fa con i bambini quando dicono una parolaccia a pranzo, durante il pranzo di Natale. Che rispetto è questo? Che cosa ci possiamo aspettare da gente che manda un coglione del genere a dire delle cose così gravi per la città, che sono un insulto? Quindi questo è purtroppo il quadro, lo scenario, il quadro, la cornice poco rassicurante in cui ci muoviamo: conflitti, emergenza climatica, mancanza di lavoro, la salute che non c'è, il 33%, un altro dato che è stato comunicato dall'INAIL qualche giorno fa è che Taranto ha la città con le malattie professionali aumentata del 33%, quindi la città in pugno in cui il lavoro produce più danni per la salute. Questi sono tutti i dati che raccontano la realtà e il dramma e la guerra che noi viviamo da tanti anni a questa parte, che ormai non possiamo più definire emergenza, è messa a sistema.
bisogna combatterla quotidianamente perché fa parte proprio della nostra vita. Ciò premesso e mi porto adesso, non volevo fare un intervento, volevo parlare della parte più divertente, e invece porca miseria, la Virginia mi ha contaminato, quindi domani mi essere pure capite bionda così con la patrocca. Quindi adesso parliamo di cose belle. Ragazzi, un applauso, un omaggio si fa. Il parco archeologico delle mura greche tornerà a vivere, perché quel parco che è bellissimo purtroppo vive soltanto 4, 5, 6, 7 giorni all'anno, e questa è un'altra cosa di cui si dovrebbe parlare. Però l'1 maggio vivrà non soltanto l'1 maggio, vivrà il 30 con i sound check e soprattutto nelle serate precedenti con tutta una serie di eventi. Allora, la prima cosa che vi devo dire è che ci dovete dare una mano, lo dico ai giornalisti che avranno modo di riverberare questa nostra voce, lo dico agli amici che ci stanno guardando in diretta streaming, perché per fare un evento del genere, e soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso, servono i turnisi, servono i soldi. Noi dobbiamo ancora pagare i debiti dell'anno scorso, non ve li diciamo se non sconocchiate, e quindi non vi vogliamo sconvolgere, non vi vogliamo nemmeno dire la cifra. Quindi un altro dei motivi che ci ha spinto a organizzare con tanto impegno, con tempi che si fanno sempre più da record, perché quest'anno se ci riusciremo bruceremo tutti i record, perché nessuno ci crede. Già quando dicevamo no, noi 2-3 mesi, 4 mesi organizziamo una magia, non ci credeva nessuno. Se lo andiamo a raccontare che lo stiamo organizzando in 25 giorni, veramente creeremo un precedente da Guinness dei primati. Però ragazzi, abbiamo bisogno del sostegno morale, ma soprattutto economico, per supportare questa iniziativa che è libera. Noi, come abbiamo diciamo tutti gli anni, nessuno ci viene a mettere i cappelli, siamo indipendenti, possiamo dire quello che vogliamo qui al parco, sul palco di 1 maggio, perché siamo liberi, non dobbiamo dare conto a nessuno di quello che diciamo, di quello che facciamo. Ma questa libertà, tra virgolette, ha un prezzo, un piccolo obolo. Quindi noi vi invitiamo, adesso che partiranno tutte le iniziative di autofinanziamento, qua abbiamo già la bellissima bottiglia, ci abbiamo le magliette, faremo una serie di iniziative. Quest'anno sono fuori di testa. Sono fuori di testa, cioè non proprio non si può, cioè, non entrano. Sono bellissime. Lunedì parte il crowdfunding su Produzioni dal Basso, faremo gli eventi al parco, ma soprattutto voi sapete, perché ci siete già venuti, ci sarà ci sarà l'asta di questa bellissima opera di Laika, metteremo all'asta, quindi chi ha un po' di spazio nel soggiorno poco, insomma, qua, se la potrà giudicare anche in camera da letto, va bene, questa è una va benissimo. Certo. Sì, sto continuando. Quindi ci sarà una serie di iniziative al parco divertenti. Abbiamo il 28 aprile di Terra Ross, avremo tanti concerti. E poi un altro discorso cui vogliamo spingere è che voi sapete che durante la giornata dell'1 maggio, quando si accede al parco, siccome per questione di ordine pubblico noi lasciamo dei bigliettini, no? Che servono per contare le persone che entrano al parco, e la gente arriva, prende il bigliettino, ci sono dei salvadanai. Allora ragazzi, quei salvadanai usiamoli. Io adesso in questo momento mi invento uno slogan: 2 euro per 1 maggio, 2 euro, prendi 2 euro, li butti nel salvadanaio. Se ognuno di quelli che entrano al parco in quella giornata sono in grado, versano 2 euro, noi viviamo una giornata bella, tranquilla, non riusciamo a dormire meglio la notte, non ci dobbiamo andare ad arrabbiare il giorno dopo per capire cosa siamo riusciti a mettere in piedi per pagare un evento che è di tutti, perché questo è un altro aspetto che però è ormai stato metabolizzato dalla città, tutti lo riconoscono come un evento della città, tutti si sentono partecipi, tutti intervengono, viene la vecchietta che ci lascia i 5 euro, la gente che si viene a comprare le magliette, quindi questo è già un grande successo, che la città si riconosce nell'1 maggio, che è l'evento più importante che facciamo a Taranto, è l'evento più importante che viene realizzato a Taranto, per le modalità con cui viene realizzato, e per il livello artistico, perché oggi adesso non dirò nemmeno un nome, non ho nessun nome da dare, perché i nomi li sapete benissimo, sono i più grandi artisti italiani che stanno in circolazione, che hanno diciamo che ci hanno accompagnato su quel palco per tutti gli anni. Quindi vi invito, amici giornalisti, a promuoverla questo evento che di tutti, fa bene alla città, fa bene alla libertà, fa bene alla verità, ha bisogno di un contributo anche piccolo. Questo slogan, ricordiamoci, 2 euro per 1 maggio, perché se uno entra e fa finta di pagare un biglietto virtuale,
Certo, vi facciamo entrare lo stesso, non è che se non dai 2 euro non ti facciamo entrare, però se insistiamo su questo concetto che bastano 2 euro per realizzare un omaggio, è per noi un aspetto molto importante. Dal punto di vista artistico, i 3 direttori artistici sono all'opera, a brevissimo incominceremo stiamo già lavorando con la logistica, quando ci autorizzeranno incominceremo a fare i primi nomi. I nomi sono tutti nomi importanti, il top della musica nazionale, avremo degli anti-interventi sul palco dal punto di vista delle vertenze nazionali e internazionali che affliggono il nostro paese, avremo tanti artisti giovani, avremo tanti artisti che già ci stanno chiamando, tante band che si metteranno a disposizione anche nelle serate precedenti l'evento, quindi il palco vivrà dal 23 in poi, in poco parole, quindi dalla manifestazione, da questa grande manifestazione che ha bisogno di tutto il nostro supporto mediatico, vivrà fino all'1 maggio. L'1 maggio c'è l'esplosione vera e propria dell'evento, il 30 c'è la serata secondo me più bella, più rilassata, che è quella dei soundcheck con gli artisti che stanno tutti belli tranquilli, c'è meno gente al palco, ci sono i bambini che giocano a pallone, le mamme col carrozzino, quindi è una foto bellissima quella che abbiamo tutti gli anni di questo 1 maggio. Quindi noi vi ringraziamo per essere. Prego. Sì, io vi voglio ringraziare perché voi, amici giornalisti, siete la nostra voce, ci accompagnate, amplificate tutto quello che diciamo, lo trasportate in giro per il mondo, per l'Italia, quindi per noi è una cosa molto, molto importante. Vi ringrazio, scusate la lungaggine.